Peppino Mazzotta. Eccolo! Ciao! Benvenuto. Grazie. Prego, seguo, siediti. Mi seguo. Eccoci. E anche Francesca. Ah, ciao Francesca. Allora, intanto benvenuto, ispettore, Fazi, come devo muovermi con te io adesso? Diciamo, nella realtà non sono ispettore, quindi... Ispettore. Sì, però nella realtà non sono nulla di tutto ciò, per cui puoi chiamare Peppino, va benissimo. Sei tanto, e complimenti, intanto perché, insomma, 22 anni nel commissario, sì. Montalbano, 22 anni, stiamo parlando praticamente di una vita, cioè una roba, è un record, sì, una roba, sì, da record. Sì, diciamo, è un pezzo importante della vita di una persona, anzi il pezzo più importante. Mamma mia, tra l'altro tu fai questo, impersonifichi questo ispettore dall'animo buono, sì, ma te non sei mica tanto buono in altri ruoli, eh? Sì, diciamo che quando mi chiedono se io assomiglio a Fazio, come mai, appunto, siccome mi trovo nei panni di Fazio, mm-hmm, io dico Fazio è un personaggio letterario, quindi è pieno di virtù. Io sono una persona vera e quindi ho le mie virtù e ho anche... Ma a fare 22 anni dell'ispettore, non è che poi alla fine un po' di Fazio entra in Peppino inevitabilmente? Sì, alla fine diciamo alla non fine... si riesce più a capire dove finisce uno e dove comincia l'altro, le reazioni mie finiscono per assomigliare a quella di Fazio e probabilmente questo è anche un po' la fortuna di questa serie, che poi è una cosa che non capita spesso agli attori, di poter frequentare un personaggio per tantissimi anni, insomma. Senti, adesso vediamo due momenti della tua carriera, proprio nel commissario Montalbano, in questa serie meravigliosa. L'inizio, quindi la tua prima comparsa nella serie, e l'ultima scena di questi, insomma, pochi giorni, ecco, pochi tempi. Vediamo. Buongiorno, commissario. Ma tu non vuoi avere la compiacenza di dirmi che minchia sta succedendo? Non sa pigliarsi con me solo perché tira vento. Io stamattina presto, prima di far avvertire il dottor Augello, ho fatto cercare lei. Sì, da Catarella. Se tu mi fai avvertire da Catarella per una cosa importante, vuol dire che sei un pedente. Quello non capisce niente. Che succede? Un motopeschereccio di Mazzara che stava pescando in acqua. Sì, lo so, l'ho sentito in televisione. Il morto è di Mazzara? Sì e no. Fazio, non è giornata, eh? Ho contattato la preside per la richiesta di parlare con i ragazzi. Mm. Però mi sa che abbiamo un problema. Quale? Lei dice che deve rispettare le regole. Per cui sulla presenza dei genitori durante i colloqui può chiudere un occhio, però su quella dello psicologo non transige. Che camorria, quindi? E quindi bisognerà aspettare che la preside fa la richiesta al provveditorato, poi bisognerà aspettare che il provveditorato le risponde con l'assegnazione di uno psicologo o di una psicologa, perché significa che se ne passa minimo una semanata. Una semanata? No, una semanata no. Una semanata? Una semanata, sì. Certo che hai esordito bene, perché ti ha dato una massata subito. Sì, praticamente sì. Diciamo, una delle cose che non è piacevole quando si frequenta un personaggio per tanti anni in televisione è vedere come si era e come si è diventati, ma insomma, esatto. Questo va bene. Ma senti, come sei diventato Fazio? Come sei diventato l'ispettore? Beh, all'inizio siamo tutti partiti un po' così, cercando di organizzarci per come potevamo. Poi nel tempo abbiamo calibrato un po' le cose, anche perché Camilleri ci aiutava molto, perché comunque i personaggi scritti da Camilleri hanno questa dote di essere ben definiti, chiari, limpidi. Puliti già come se fossero proprio... Sì, quindi ci sono delle partiture molto belle anche da recitare, esatto, come se fosse una canzone scritta bene. Ah, quindi certo. La può cantare così, ma comunque la canzone è bella. Ecco. Certo, bellissimo. Franci, tu avevi qualcosa da chiedere? Sì, stavo intanto vedendo Peppino lì in studio, no, Filippo, che poi come un vero e proprio artista si rende duttile al personaggio che deve interpretare. E come hai detto bene anche tu, vestire i panni di un personaggio, coprirne tutte le sfaccettature non è facile, inizi in un modo, finisci in un altro, poi la chiarezza della scrittura di Camilleri aiuta. Queste due anime però... quella di chi fa vedere i cabasisi, per dirla con il linguaggio di Camilleri da un lato, e quella poi del fedele compagno ce l'ha anche Zingaretti, perché per essere Montalbano e per essere Zingaretti serve un gran temperamento, e lui l'anno scorso è venuto a trovarci, ha detto queste cose dei suoi colleghi di set, le voglio far sentire a Peppino perché riguardano anche lui. Peppino Mazzotta, Fazio, Cesare Bocci, Mimì e Sonia Bergamasco, Livia.
un episodio legato a loro sul set, quando tu dovevi... Ma guarda, io loro li considero, a parte dei grandi amici, ma dico sempre scherzando che Russo a Catarella è come una sorta di ballerina di tango, perché ormai ci facciamo talmente dei duetti e lui che basta il tocco della mano dietro e non c'è bisogno di dire quello che faremo, andiamo da adesso. Mentre invece Peppino è uno Stradivari, un grande violino, un grande artista, un grande personaggio, anche un grande uomo. Con Cesare gli riconosco sempre, a parte di aver portato una ventata di freschezza sul set, di essere stato un attore che ha dato al personaggio una, diciamo, una statura che forse sulla carta non aveva. E poi c'è Sonia, che è entrata in corsa e ci ha fatto questo grande regalo. Sonia, oltre ad essere una bravissima attrice, è anche una donna preziosa. Stradivari, Stradivari, eh. Stradivari. Beh, diciamo, cioè, hai esagerato, parlando... ma insomma, grazie. Allora, ragazzi, senti, volevo chiedere alla regia se mette tre fotografie, cortesemente. Ecco, adesso facciamo un gioco. Sì. Ok, personaggi riconosci, Montalbano, Catarella, Augello. Allora, a chi, cioè, in realtà Fazio, l'ispettore, ah, a chi confiderebbe un segreto dei tre? Beh, al commissario. Al commissario, sì, eh. Assolutamente. Tu sei il suo braccio destro. Beh, per forza, sì, di cose. Mi fido ciecamente. E chi... Adesso questa domanda te la devo fare. No, ti prego, non mettermi in con difficoltà. Chi andresti a fare il bagno di notte con questi tre? Di notte! Io risponderei nessuno dei tre. Esatto, io vorrei rispondere a nessuno dei tre, quindi se posso... Oppure se vogliamo mettere Francesca, magari nel riquadro. Vabbè, di allora Francesca. Sì, allora in quel caso... Sì, no, veramente, il bagno magari lo facciamo tutti insieme. Esatto, quello tutti insieme, sì, dai, sì, che, sì, che è meglio. A chi faresti organizzare una festa? Cesare Bocci, assolutamente. Avrei detto... No, Cesare. Cesare, perché Cesare è un... Poi tra l'altro lui, capito, canta, balla, è una persona comunque che sa animare le feste, sì, insomma, sì, quindi. E a chi faresti cucinare un piatto di spaghetti? E purtroppo devo dire Cesare, perché Cesare è un grandissimo cuoco. Ah, ancora? Molto, molto bravo a cucinare e spesso in Sicilia ci ha, diciamo, fatto godere con dei piatti straordinari che preparava anche molto velocemente, ma c'ha una bella mano. Mo a Angelo non ho detto niente, ma come faccio? No, cioè, esatto, è rimasto da solo. Mi sembrava fosse uno da festa lui. È anche uno da festa, anche Angelo, però non so, nell'immaginario penso che Cesare sia più allora, adatto. Tu hai citato Cesare, senti cosa ti dice, guarda un po'. Peppino sono io. Oddio, ci stanno pure i cani. Da quando hai dato l'annuncio che tu puoi diventare mio fratello, si è scatenato un casino, invidie. Sono stati Luca e Angelo, mi hanno messo dietro la polizia con i cani. Io non posso essere tuo fratello, Peppino. Posso esserlo, però non lo dobbiamo dire a nessuno. Lo facciamo così di nascosto. Io e te siamo fratelli, ma non lo dire a nessuno. Oddio, sono arrivati. Oddio. Quindi adesso non perché... dobbiamo sempre mai dirlo a nessuno. No, perché io avevo fatto una dichiarazione in tal senso e lui adesso me l'ha gentilmente restituita. Ma comunque noi siamo fratelli di fatto, comunque. Beh, certo. Al di là del fatto che non lo deve sapere nessuno, insomma, comunque abbiamo questo legame con tutti, non solo con Cesare. Certo, no, immagino che quando si gira una serie per così tanto tempo, sì, poi si diventa fratelli. Sì, anche perché questa serie è stata composta in maniera molto intelligente, nel senso che il regista, che purtroppo adesso non c'è più, certo, è riuscito a mettere insieme un gruppo di persone che erano compatibili tra di loro, per cui ci siamo subito, un po' come dire, le riconosciuti. Band storiche, esatto, no? Come le band storiche. Quindi ci siamo subito riconosciuti e visto che non c'era nessun elemento di attrito tra di noi, il legame si è consolidato poi negli anni sempre di più. Anche perché dovevano essere due puntate, da quel che io so. Esatto, all'inizio sono diventati 22 anni, sì. Di una serie fortunatissima, sì, meravigliosa. Senti, ma scusa, ma tu sei laureato in architettura, tra l'altro. No, io ci ho provato, ma sei non, provato. Ma non come mi sono me in giurisprudenza, esatto, anche io dovevo provare, ma... No, io mi sono iscritto perché era una cosa che mi piaceva tantissimo, poi in corso d'opera... E cosa è successo? Qual è stato il meccanismo? Un mio amico mi ha chiamato e mi ha detto che c'era un'accademia di teatro dove davano una borsa di studio.
Allora io ho detto, sai che c'è? Io mi iscrivo all'Accademia di Teatro, ho superato il provino e sono entrato. Con i soldi della borsa di studio del teatro mi pago l'università. Okay. Mi sono dato, diciamo, molta fiducia, pensando che avrei potuto fare tutte e due le cose. In effetti non ho tutte queste capacità, perché a un certo punto ho dovuto scegliere. E visto che dalla parte del teatro già arrivava il lavoro, ho lasciato l'università. Lo studio. Beh, insomma, credo tu abbia fatto adesso... Sì, sì, no, mi sono pentito, non mi sono pentito. Sei pentito. Quindi non è stato per problemi psicoanalitici il fatto di diventare attore? No. Non c'entra niente. Quindi il desiderio fondamentalmente di incontrare l'affetto del pubblico. Sì, diciamo che, abbiamo, eh? Sì, sì, diciamo che chiunque fa questo mestiere qualche faglia da qualche parte ce certo, l'ha. Certo. E vuole che il pubblico e l'affetto del pubblico la riempia. E lo vuole sempre e comunque. Assolutamente, quella è qualcosa che sentiamo proprio nel sangue. Sì. Allora, tu sei un attore impegnato, molto bravo, e recentemente hai girato un titolo che è tutto un programma, Bastardi a mano armata, dove tu sei proprio l'antitesi di quello che impersonifichi nel commissario Montalbano. Sì. Sei proprio un cattivo. Sì. Diciamo che intorno a me, come sempre capita, si è creato un immaginario che è molto vincolato al personaggio di Fazio. Ma come, no? Cioè, ci deve essere un grande lavoro, secondo me, anche interiore, per passare da un clima a un altro, da una dimensione a un'altra. Sì, però io penso che ogni essere umano c'ha la parte illuminata e la parte oscura. Poi di volta in volta fa uscire l'uno o l'altra. E allora anche gli attori, a seconda dei casi, cercano di coltivare più l'una o l'altra rispetto a quello che gli viene richiesto nel compito del ruolo. Scusami, è una curiosità personale, ma lì, per esempio, quando devi incattivirti, cos'è che pensi? Cioè, c'è qualcosa... Per esempio, chi deve essere molto triste, deve piangere, pensa a situazioni tristi, addirittura a perdite di persone vicine. Sì. Sentivo dire io, Sì, io che prima di questo personaggio avevo già frequentato un altro personaggio molto negativo. Mm-hmm. Quando mi chiedevano che cosa facessi io per diventare così cattivo, sì, eccetera, io dicevo, ecco, quando faccio Fazio tento di coltivare continuamente il buon umore. Ok. E quando invece faccio quest'altro personaggio, comunque quando generalmente faccio i personaggi negativi, tento di coltivare il malumore. Il malumore, quindi che ti dai degli schiaffoni, no, ti ma chiedi proprio che ti offendano. Esatto. Faccio tutto quello che serve a stare in una condizione, diciamo, di malumore. Perché poi quello è un bacino da cui vai a prendere il momento che ti serve per la scena, sostanzialmente. Ti viene molto bene, lo facciamo vedere anche a casa, un'anticipazione di Bastardi a mano armata. Non ti conviene? È una bella casa, è una bella famiglia, una vita tranquilla. Non ne vale la pena, giusto? Dove stanno? Li hai trovati nella sera e poi li hai messi da qualche parte. Dove stanno? Non lo so. Ti prego, smettila. Abbiamo fatto tutto. Cosa vuoi da noi ancora? Resta ferma dove sei. Complimenti. Senti, cosa rappresenta per te questo film? Beh, diciamo è la prima volta, non è la prima volta, è una delle poche, sì, volte che io mi cimento col film di genere puro, no? E credo che questo sia un esperimento riuscito, insomma, è un film di genere puro, fatto con molta grazia, con una mano felice da parte del regista. Noi ci siamo molto divertiti, in questo caso per esempio non c'è bisogno di pensare a nulla perché ti aiuta quello che accade. Ah, certo. Mi avevano versato addosso un secchio intero di acqua fredda ed era praticamente... Quindi ti eri già infastidito. Ero già molto infastidito dal fatto che faceva molto freddo e c'era questa scena in cui a un certo punto mi si buttava questa acqua addosso e quindi io stavo già in uno stato abbastanza alterato che ho, come dire, alimentato, certo, per fare quella scena. Ma questo è un'arte... abbastanza alterato. Allora, lo ricordiamo, Bastardi a mano armata, abbiamo visto anche i tuoi colleghi Marco Bocci, Fortunato Cerlino, sì, sarà possibile vedere questa bellissima serie in streaming, naturalmente. Sì, su tutte le piattaforme che abbiamo, diciamo, in Italia, per adesso è, diciamo, un film a pagamento, quindi è come, okay, è come andare al cinema, certo, purtroppo i cinema in questo momento sono chiusi.
e quindi uno fa finta di andare al cinema sul divano di casa propria, e poi ci sarà un'altra fase in cui poi andrà sulla piattaforma direttamente per gli abbonati. Lo aspettiamo. Grazie. Pepino, grazie a te. È stato un piacere. Grazie infinito. Un buon saluto per tutti. Ciao.